Buon pomeriggio a tutti, siamo qui per un altro appuntamento dei racconti dell'arte 2021 all'Accademia di Belle Arti di Carrara e con grande piacere che oggi ospitiamo la professoressa Francesca Dell'Acqua, una delle più insigni medieviste sul piano internazionale, che in particolare poi è tra le pochissime specialiste di questi secoli. Tutt'altro che bui ad onta della loro cattiva fama, vale a dire il cosiddetto Alto Medioevo, un periodo affascinante in realtà come pochi altri. La professoressa Dell'Acqua, che si è formata all'Università di Pisa, alla Scuola Normale di Pisa e quindi anche all'Università di Pisa, e ci parlerà in particolare del rapporto tra iconoclastia e iconofilia nei secoli, appunto tra il VII e il IX secolo all'incirca. Ma io lascio la presentazione ufficiale alla professoressa Anna Maria Ducci, raccomandando a tutti voi che siete in ascolto non solo di seguire con grande attenzione, ma anche di essere pronti ad intervenire perché avrete tantissimo da imparare. Quindi benvenuta a Francesca Dell'Acqua e lascio la parola ad Anna Maria Ducci. Sì, buonasera a tutti e soprattutto buonasera e un grande grazie alla professoressa Francesca Dell'Acqua, che appunto anche in questo caso sono molto felice di dire che è un'amica e che ritrovo dopo un po' di anni. Allora, Francesca, conosciuta da me, diciamo, negli anni appunto della sua permanenza in Toscana, perché attualmente è professore associato di storia dell'arte ormai da molti anni in realtà all'Università di Salerno, ma ci siamo conosciute quando lei svolgeva il suo perfezionamento, ovvero il suo dottorato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, con un nostro comune maestro, un grande storico dell'arte del secondo dopoguerra italiano, Enrico Castelnuovo. E proprio direi, grazie anche agli interessi di Castelnuovo, lei ha dedicato i suoi primi anni di ricerca a un tema molto particolare, ma poco in realtà studiato in Italia, se non da Castelnuovo stesso, che è quello della vetrata medievale. E in particolare Francesca Dell'Acqua ha affrontato proprio come dire, i momenti più antichi di questa tecnica artistica, se non vogliamo dire di questa arte a tutto tondo, e cioè appunto i primi secoli del Medioevo, con un'attenzione anche molto particolare, mi piace ricordarlo, proprio alla figura dell'artista e in particolare appunto dell'artista, della tecnica artistica della vetrata, ma poi più in generale si è occupata, ha partecipato a progetti proprio sulla figura dell'artista medievale. Poi questo che tra l'altro le ha Scusa fruttato Maria, ti interrompo un attimo perché i saggi sulle vetrate i miei studenti li conoscono perché ce li ho già da un po' di anni in programma. Ecco. certo, sono imprescindibili. Tra l'altro il volume appunto che è uscito, mi pare nel 2003, pubblicato dal Centro di Studi Alto Medievali di Spoleto, che è un'autorità per chi non lo sapesse in Italia, ha vinto anche un importantissimo premio della Biblioteca Erziana di Roma. Francesca poi ha continuato i suoi studi, sempre su queste tematiche di arte alto medievale, ma mi piace ricordare anche un volume importantissimo del, non mi ricordo più che anno, 2016, dedicato all'importantissima collezione di avori medievali di Salerno, della Cattedrale di Salerno. E più recentemente, ma in linea, diciamo, con tutti i suoi studi, col suo percorso di studio, che è un percorso incentrato proprio in senso generale sul ruolo dell'immagine, la funzione dell'immagine, soprattutto nell'Alto Medioevo, ma diciamo lungo tutto il Medioevo,
in rapporto a che cosa? A tutto il contesto culturale, quindi anche ai testi scritti, alle fonti scritte, ma anche alla politica delle immagini, quindi anche alla propaganda politica attraverso le immagini. Da questa ricerca, che è stata coronata da una bellissima, una delle più prestigiose borse di studio, e cioè una Marie Curie, che sono borse di studio prestigiosissime della Commissione europea, che Francesca Dell'Acqua ha svolto all'Università di Birmingham, è uscito appunto nel 2020, mi pare, o 19, 2020, questa monografia, Iconofilia, Politics, Religion, Preaching and the Use of Images in Rome, dedicata proprio appunto all'arte tra il VII, fine VII e IX secolo, in particolare all'uso delle immagini all'interno di quel grande problema, di quel grande snodo per la storia dell'arte, diciamo occidentale, ma non solo, perché il rapporto anche con Bisanzio, che è appunto la cosiddetta lotta delle immagini, e con una particolare attenzione alla Roma dei Papi. E quindi oggi penso che approfondirà e ci presenterà proprio questo argomento, con un focus sulla situazione di Roma e dell'uso delle immagini da parte dei pontefici. Quindi sono molto curiosa di ascoltarti, Francesca, come tutti noi. Come la professoressa ha detto, chi volesse intervenire, perché è un argomento non semplicissimo, questo va detto fin dall'inizio, è uno dei grandi problemi della storia dell'arte medievale più complessi. Quindi magari mi scrivete o alzate la mano e possiamo interrompere la professoressa se c'è bisogno di chiarimenti, e poi naturalmente le osservazioni finali sono benvenute. Francesca, grazie e ti lascio la parola. Grazie mille ad entrambi per questa introduzione e presentazione, e volevo sì appunto sollecitare gli studenti a appunto alzare la mano o scrivere magari qualche messaggio in chat, che io non posso leggere però mentre presento, però magari la professoressa Ducci può farlo e interrompermi. Alcune volte sarò io stessa che vi faccio una domanda, come per esempio già tipo alla seconda slide mi fermo e vi farò una domanda alla quale vorrei che mi deste proprio come risposta la prima cosa che vi viene in mente. Considerate che però io, adottando lo schermo intero, non vi vedrò, quindi ascolterò soltanto la vostra voce, però sarò molto contenta di questo. Bene, allora io procedo a presentare. Questo è il titolo della lezione di oggi, cioè Bisanzio, le immagini e la Roma dei Papi, come vedete tra il tardo VII e circa la metà del IX. Chiaramente i temi sarebbero tantissimi, per cui è chiaro che io ho dovuto fare una selezione tra le cose che volevo raccontarvi. E quindi vediamo un po' quali sono le questioni, diciamo, più significative di questo periodo. Io vi devo anche dire che ho eliminato, diciamo, approfondimenti un po' troppo teoretici, sia da parte degli autori dell'epoca, ma anche da parte di interpreti moderni, proprio contemporanei, proprio per evitare di andare per sottigliezze che in una esposizione come questa, che dovrà essere per forza sintetica, magari potevano essere difficili da seguire. Quindi cercherò di fare un discorso quanto più possibile concreto. Ecco, questa appunto è la mia prima, la seconda slide, oltre a quella di presentazione, con tre immagini. E la mia domanda è questa, cioè l'iconoclasmo. A cosa pensiamo quando sentiamo questa parola? E vorrei che qualcuno di voi facesse sentire la sua voce. Io ho messo tre immagini emblematiche, ne avrei potuto scegliere altre. Cosa vi viene in mente quando pensate alla parola iconoclasmo? Sicuramente alla parola icona, insomma, alla dicitura icona, nel senso di un'immagine fissa, di un qualcosa
Però l'iconoclasmo è la distruzione, no, di questa immagine o di più immagini. C'è qualcuno di voi o anche lei che riconosce queste particolari occorrenze che ho messo qui nella slides? Cioè a che cosa, a quali eventi potete ricondurre queste tre immagini? Se non le riconoscete, allora lo dico io. L'immagine al centro è la nicchia dove era conservato il Buddha gigantesco di Bamiyan in Afghanistan e che ora è stato ricostruito grazie ad un'azienda cinese in modo virtuale. Questo che vedete è una proiezione del Buddha laddove era la statua. E quindi poi vedete a sinistra un membro dell'ISIS che sta per distruggere, sta distruggendo dei rilievi in uno dei musei dell'Iraq e quindi sulla destra vedete una stampa olandese della metà del Cinquecento che illustra la distruzione delle suppellettili, delle vetrate, delle sculture che decoravano una chiesa all'Aia, la capitale, quindi Den Haag, quando inizia quel movimento di riforma protestante che purtroppo si accompagna anche a un iconoclasmo feroce nei confronti di tutte le suppellettili figurate delle chiese. Quindi l'iconoclasmo è un qualcosa che distrugge un'immagine, distrugge un oggetto. Oggi noi parleremo di quel periodo, di quel fenomeno che definiamo appunto l'iconoclasmo bizantino, che è circoscritto più o meno tra gli anni 720 e l'anno 843. In questo secondo caso la data è più precisa perché nell'843 c'è un atto ufficiale con il quale si sancisce il cosiddetto trionfo dell'ortodossia, ovvero il ritorno al culto delle immagini. I luoghi tra i quali che sono teatro di questo fenomeno sono Costantinopoli e il vicino Oriente, ma anche Roma e l'Oltralpe Carolingio, dominato quindi dalla dinastia carolingia. Nell'immagine che vedete a destra, che è un'immagine di un manoscritto, il Salterio, cioè una collezione di salmi, cosiddetto Kludov, conservato a Mosca, un Salterio che è stato miniato, scritto e miniato a Costantinopoli, anche se non sappiamo in quale momento del IX secolo, ci mostra qui la Cristo crocifisso che viene torturato da questi soldati e in parallelo a questa immagine, nella parte inferiore, quello che viene definito con una didascalia, il Giovanni il Grammatico, che era praticamente un teologo della corte bizantina, diventato a un certo punto anche patriarca, che imbratta, vedete, sta coprendo di calce una icona di Cristo. E quindi vedete come questo Salterio, che era invece che si mostra, va al di là dei salmi, del testo dei salmi, per mostrarsi apertamente a favore delle immagini, vedete come quindi questo testo metta in parallelo la desecrazione di una immagine con quello che hanno fatto gli aguzzini a Gesù Cristo sulla croce. Ecco, ricordiamo che nella legge data da Dio a Mosè tradizionalmente sul Monte Sinai, il secondo comandamento di queste tavole della legge vietava agli uomini di farsi idoli, né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Quindi praticamente la Bibbia è molto chiara da questo punto di vista e ci dice che Dio è contrario agli idoli, alle immagini, di qualsiasi cosa esse rappresentino. Tuttavia, le immagini, quello che ci dice l'archeologia, ma anche tante scoperte fatte sopra terra, le immagini diventano parte
della vita quotidiana dei cristiani molto presto. Questo che vedete è addirittura un mosaico pavimentale, quindi un luogo dove io che calpesto quando cammino, con il busto di Cristo, caratterizzato poi da questa aureola con raggi che si diramano in varie direzioni, che altro non è che una resa stilizzata del monogramma di Cristo o cristogramma fatto con due lettere greche, le prime due lettere del suo nome. Questo mosaico è un mosaico di IV secolo che era in una villa romana del sud dell'Inghilterra. Le immagini quindi diventano molto presto proprio parte, non sappiamo esattamente quando, ma abbiamo già catacombe, per esempio, di fine secondo, terzo secolo, che sono dipinte con storie bibliche o anche le prime rappresentazioni della Vergine Maria e il bambino Gesù. Ma prima di tutto, e questo chi meglio di voi che non solo studiate ma fate l'arte, prima di tutto io voglio sapere da voi a cosa servono le immagini. Per comunicare. Per comunicare, aspetti, me lo voglio segnare. Forse anche per trasmettere una conoscenza, cioè fare... Per insegnare. Insegnare. Mm-hmm. Poi? Per trasmettere un messaggio. Quindi comunicare, insegnare. Che ci fate con le immagini nella vostra vita quotidiana? Anche vivere dei ricordi. Ecco, quindi ricordare. Benissimo. A muovere. Non ho sentito bene, scusa. Oltre a docere, delettare. Muovere, commuovere, commuovere. Quindi commuovere, stimolare a dei sentimenti, no? Benissimo. Anche condividere. Forse anche estetico. Ho sentito solo estetico. Forse anche a fine estetico. Sì, sì, quindi... Quindi lei dice per piacere della bellezza proprio. Sì, sì. Bene, mi sembra mi avete dato una buona lista, chiaramente non è esaustiva, potremmo continuarla a lungo. E le immagini servono a tante cose, modellano il modo in cui pensiamo, ricordiamo, percepiamo, sentiamo, sogniamo, pianifichiamo il futuro e agiamo. Sono, come qualcuno di voi ha detto, il tessuto della memoria, del pensiero, della creazione intellettuale e artistica e soprattutto nella società di oggi sono diventate materia prima, fabbrica di ogni aspetto della nostra vita, appunto. Ora, sì, ci sono le opinioni più diverse su come si sia arrivati alle icone cristiane. Ai miei studenti che quest'anno hanno seguito un corso che era appunto tutto su questo periodo, ho elencato una serie di ipotesi fatte da eminenti studiosi che non sono concordi. Chi dice che le icone sarebbero scaturite già nel secondo terzo secolo, chi invece che sarebbero scaturite non prima del sesto e così via. E soprattutto non c'è non sono concordi su quando si è iniziata a prestare una vera e propria venerazione nei confronti di queste immagini. Ebbene, mi convince molto, però devo dirvi, l'ipotesi presentata da un certo studioso. Mi ricordo ne discutemmo il libro precedente quando eravamo appunto a Pisa con Anna Maria, con il professore Castelnuovo, Thomas Matthews, che ha scritto un libro di recente su delle icone, una serie di icone dell'Egitto tardo-romano, alessandrine in particolare, icone su tavola, dove vi sono, come in questo caso, al centro un defunto che non conosciamo e ai lati due divinità, in particolare Iside e Serapide. Iside e Serapide sono questi due personaggi ai lati. Questa era un'icona apribile, era un trittico, questo lo si capisce perché qui vedete ancora i cardini conservati lungo le tavolette laterali, ed era un trittico che qualcuno a cui era morto questo congiunto
evidentemente apriva per poter rammentare il defunto, dire evidentemente una preghiera per la sua anima, in quelli che erano dei piccoli altari familiari domestici. E quindi Thomas Matthews dice che secondo lui la pratica cristiana di utilizzare delle immagini a livello commemorativo per ricordare Cristo, la madre di Cristo, eccetera, sarebbe derivata dalla pratica pagana del periodo tardo imperiale di commemorare i propri defunti. Quindi ciò che avveniva presso queste le loro tombe o anche in casa è un qualcosa che avrebbe poi preparato il terreno all'icona cristiana. Qui vediamo per esempio una delle più antiche icone cristiane conservatasi. Il nucleo più cospicuo è conservato nel monastero di Santa Caterina al Sinai. Perché secondo voi il nucleo più cospicuo di icone antiche, ma anche di manoscritti antichi cristiani, si è conservato al Sinai, nella penisola del Sinai in Egitto? Qual è la prima cosa che vi viene in mente, visto che vi occupate anche di restauro e conservazione? Nessuno si avventura. È un motivo climatico, cioè l'asciuttezza, il clima arido del deserto ha consentito che in questo monastero, che era stato fondato alla metà del VI secolo dall'imperatore Giustiniano per commemorare la propria moglie, il clima arido, ripeto, ha consentito che questi materiali organici siano conservati in maniera molto spesso eccellente. E questa appunto è una delle più antiche icone conservate. Se un altro nucleo di icone si è anche conservato a Roma, ma lì perché sono state molto ben custodite nelle chiese romane e sono state oggetto di devozione continuativamente per circa 1500 anni. Ebbene, un grande, grandissimo studioso della tarda antichità, colui che viene, diciamo, riconosciuto come lo studioso che ha rivendicato l'importanza e le peculiarità del periodo tardo antico, visto appunto nelle sue peculiarità rispetto al periodo classico, ma anche rispetto al periodo medievale. Questo studioso Peter Brown, che di origine inglese ma che è stato poi per anni professore a Princeton in America, nel 1973 scriveva un articolo molto importante sul periodo dell'iconoclasmo bizantino, dove appunto lui si interrogava anche però sulla questione legata all'iconoclasmo, che era quella dell'origine del culto delle icone, delle immagini. E lui dice che una delle questioni importanti, nodali, in relazione all'importanza crescente che le icone ebbero nella società cristiana, era non solo il desiderio di commemorare i morti, ma anche il desiderio di relazionarsi all'aldilà, al divino, il credere nell'intercessione. Credendo nell'intercessione, cioè credendo nel fatto che i santi e la Vergine Maria potessero spendere una parola buona per chi pregava dinanzi agli occhi di Dio, aveva spinto anche al desiderio di vedere queste figure a cui ci si rivolgeva in preghiera, quindi di vedere i santi, di vedere la Vergine ai quali si pregava di avere pietà della loro anima, della propria anima. Quindi, secondo Peter Brown, le prime icone mettono in evidenza proprio questo meccanismo, il desiderio di utilizzare l'icona, l'immagine dipinta, manufatta, come un veicolo tra chi sta sulla terra e chi è in cielo. Qui vediamo per esempio la Vergine in trono col bambino, dietro vedete ci sono due angeli e la mano di Dio che sta scagliando un raggio di luce che investe la Vergine, e ai lati due santi orientali, Teodoro e Giorgio. Anche questa immagine è una icona di VI secolo conservata al Sinai. Ora, nonostante
le immagini manufatte, quindi create dagli esseri umani, fossero una parte integrante delle pratiche devozionali cristiane, c'è qualcosa però che spinge gli imperatori, i monaci, i papi a discutere su quello che è il ruolo delle immagini. E non si sa quale sia stato il fattore scatenante di questo dibattito, non c'è accordo tra gli studiosi, chi dice probabilmente l'Islam, perché fa riflettere sul fatto che loro non usano appunto immagini di nessun tipo, insomma la figura umana era vietata, la figura di Dio non ne parliamo nemmeno, c'è chi dice che c'è una questione di una crisi spirituale della quale parliamo tra un attimo, insomma c'è chi dice che gli imperatori bizantini volessero contrastare la crescente influenza da parte dei monaci che producevano le immagini sul resto della popolazione, insomma c'è disparità di opinioni. Quello che è certo è che effettivamente in questo periodo piuttosto lungo, vedete un secolo e 20-30 anni, c'è questo dibattito animato tra Oriente e Occidente sul ruolo, sul significato, sulla funzionalità, sull'utilità delle immagini sacre. L'importanza di questo dibattito non può essere sopravvalutata, nel senso che dobbiamo dargli il giusto peso, perché questo dibattito sulle immagini sacre ha messo in crisi una relazione che era stata consolidata da secoli di pratiche devozionali tra l'immagine, i testi sacri e la fede. Come si arriva all'iconoclasmo bizantino? Qualcuno, come vi accennavo, ha ritenuto che una crisi spirituale fosse maturata nel corso del VII secolo, soprattutto a causa dell'avanzata dell'Islam, ma anche delle guerre con altre nazioni periferiche al mondo bizantino, cioè gli avari da un lato, i persiani dall'altro. Questo avrebbe provocato appunto una crisi che, secondo uno degli studiosi che se ne è occupato, avrebbe portato i bizantini a cercare rassicurazioni sotto due forme. Uno, attraverso il possesso delle reliquie dei santi o di immagini che fungessero proprio da, come dicevo prima, da mezzo di comunicazione, da intermediari verso la sfera divina, e altro modo, la rassicurazione poteva essere ottenuta attraverso dei rituali di purificazione affinché Dio perdonasse i propri fedeli. Ecco, questa presunta crisi spirituale supposta da qualcuno avrebbe determinato l'intensificarsi del ricorso alle immagini sacre, e questo intensificarsi al punto tale che le persone, per esempio, sceglievano l'icona di un santo come padrino o madrina di battesimo per i propri figli, quindi addirittura le personificavano. Ecco, questo intensificarsi del ricorso alle immagini avrebbe provocato appunto lo sdegno di teologi, vescovi nelle varie province dell'impero bizantino. Qui veniamo a una questione che pure questa non è per nulla accertata, ma che viene considerato il motivo materiale scatenante di quella che è la controversia sulle immagini sacre dell'iconoclasmo bizantino, ossia la presunta distruzione di una icona di Cristo all'interno della lunetta di una porta del palazzo imperiale a Costantinopoli, distruzione che sarebbe stata comandata dall'imperatore Leone III intorno
nel decennio 710-720. Questo è un avorio, una tavoletta d'avorio, quella che vedete nell'immagine, sulla cui datazione anche non c'è purtroppo consenso, ma che per la quale si ipotizza una data nel tardo ottavo, con la quale mi vedo concorde più che su altre date, una tavoletta d'avorio che illustra una processione con vescovi che recano una capsella, una teca con delle reliquie. La processione è guidata da un'imperatrice e da un giovane imperatore. Si vedono tra l'altro degli artigiani, dei muratori, diremmo oggi, al lavoro su questo edificio, e quindi qui in alto proprio un'immagine di Cristo all'interno di una lunetta sulla porta del Palazzo Imperiale. Ebbene, chi tra gli ultimi se ne è occupato ha voluto riconoscere in questa tavoletta l'imperatrice Irene e il figlio, che furono coloro i quali posero fine alla prima fase della controversia iconoclastica, promuovendo un ritorno al culto delle immagini. E quindi questo avvenne nel 787. Qui vediamo appunto l'immagine di Cristo nella lunetta. Allora qualcuno ha voluto dire: ma questa è l'immagine che loro hanno ripristinato nella lunetta che era stata a suo tempo distrutta dall'imperatore iconoclasta Leone III. Ma in realtà noi non abbiamo alcuna certezza che quello sia stato l'episodio scatenante dell'iconoclasmo. Dobbiamo distinguere quindi attentamente ciò che sono i fatti da quelle che sono le ipotesi riguardo questo periodo storico, ma anche riguardo tutti gli altri, cioè distinguere quello che c'è stato trasmesso dalle fonti e quale fonti, distinguere appunto da ciò che sono le ipotesi interpretative degli studiosi. Una cosa è certa riguardo gli inizi dell'iconoclasmo è che il patriarca di Costantinopoli, Germano, scrive a tre vescovi delle province bizantine per dissuaderli da atteggiamenti iconoclastici. E qui siamo intorno agli anni 720, cioè lui chiede a questi tre vescovi per favore di tornare a ossequiare, rispettare le immagini sacre presenti nelle loro chiese, così come avevano fatto fino a poco prima. E questo ci fa capire che, in qualche modo, in alcune delle province, delle diocesi dell'impero, effettivamente stava insorgendo un atteggiamento critico da parte degli stessi vescovi nei confronti dell'uso delle immagini sacre. Questo è un fatto, le lettere del patriarca Germano le conosciamo. L'ipotesi è invece non supportata da nessuna evidenza che fosse stato l'imperatore Leone III a distruggere l'immagine di Cristo negli anni 720, quindi in questo periodo qui. Un fatto è che la cronaca papale a Roma, il cosiddetto Liber Pontificalis, parla di una qualche controversia, anche se non dice bene esattamente cosa, con Bisanzio, con Leone III, a proposito delle immagini, e qui siamo nei tardi anni 720. Un altro fatto è che una ventina d'anni dopo, sotto il figlio di Leone III, cioè Costantino V, vennero distrutti a Costantinopoli, per suo ordine, i dipinti che raffiguravano i concili ecumenici. Che cosa sono i concili ecumenici? Queste riunioni di prelati, di rappresentanti ecclesiastici che stabilivano ciò che era la dottrina cristiana. E i concili ecumenici più importanti, ce ne sono stati una serie nel corso dei secoli, i primi 6 concili ecumenici che erano avvenuti fino a quel periodo erano stati dipinti nel centro di Costantinopoli proprio per testimoniare ciò che era la dottrina cristiana.
Ed ecco che vengono fatti distruggere da questo imperatore Costantino V. Questa è una cosa assodata, cioè lui sappiamo che era apertamente iconoclasta, perché lui ci ha lasciato tra l'altro scritti di suo pugno, perché era anche un teologo, contro l'uso delle immagini sacre. Un altro fatto è che lui fa cambiare l'arredo musivo, i mosaici di questa chiesa che la Santa Irene alle spalle della Santa Sofia di Costantinopoli, e fa sostituire quello che era il mosaico absidale, che non conosciamo, con una semplice croce. Quindi le fonti, per esempio, che parlano della distruzione dell'immagine di Cristo sulla porta della Calchè, sono fonti tarde rispetto a quando sarebbero successi i fatti, di circa 80 anni dopo, e sono fonti iconofile, a favore delle immagini, per cui dobbiamo fare un po' la scrematura di queste fonti e non prendere per buono tutto quello che leggiamo nelle fonti antiche, perché ogni scritto, ogni testo è stato redatto con una agenda specifica in mente per ottenere determinati scopi, per convincere i lettori di determinate verità. Per cui è chiaro che le fonti iconofile a favore delle immagini, che ricostruiscono la storia più recente dell'iconoclasmo, lo fanno per mettere in cattiva luce quegli imperatori che avrebbero dato avvio alla controversia sulle immagini sacre. Ora, il patriarca Germano di Costantinopoli, che quindi abbiamo già incontrato, che era apertamente a favore delle immagini, in un suo scritto fa risalire l'uso delle immagini sacre nella religione cristiana già all'epoca degli apostoli, quindi gli apostoli compagni di Cristo, per cui al primo secolo. Ora è chiaro che questa di Germano è una forzatura se la guardiamo con gli occhi di oggi, no? I papi però, di fronte alla posizione critica, polemica che gli imperatori dovettero avere nei confronti delle immagini, perché abbiamo detto la cronaca papale, il Liber Pontificalis, registra questo nascente dibattito già nei tardi anni 720, i papi immediatamente reagiscono in che modo? Giustificando l'uso delle immagini nelle pratiche cristiane in base alla tradizione, quindi lo stesso argomento che aveva usato il coevo patriarca di Costantinopoli, ma anche sulla base delle testimonianze scritte dei padri della Chiesa, greci e latini. Chi sono questi padri della Chiesa? Sono autori molto eminenti che hanno appunto interpretato i testi sacri, hanno a loro volta rafforzato le basi dottrinarie del cristianesimo, e tra questi padri vi nomino per esempio i principali padri greci e latini, cioè Gregorio Nazianzeno, Gregorio di Nissa, Sant'Ambrogio di Milano, Papa Gregorio Magno, San Girolamo, Sant'Agostino e così via. E quindi i papi dicono: la tradizione, cioè l'uso, la pratica è antica di usare le immagini. In più i padri della Chiesa sono stati sempre a favore delle immagini. In particolare c'era un famoso scritto di uno dei padri greci, Basilio di Cesarea, che nel IV secolo dice che l'immagine è come proprio una finestra tramite la quale io posso accedere all'aldilà, e questo strumento, questa immagine mi permette, pago il mio rispetto, nel senso mostro devozione all'immagine, questa mia devozione, questo mio affetto, questo mio rispetto passa, in base a quello che scrive Basilio di Cesarea, dall'immagine al prototipo divino. Quindi dall'immagine di Cristo, dall'immagine della Vergine, io trasmetto il mio affetto, la mia devozione, eccetera, eccetera, a Cristo, alla Vergine, eccetera, in cielo. Quindi i papi si mostrano sin da principio di questa polemica
convinti che l'immagine potesse confortare nella fede, cioè alimentare la fede, elevare la mente, lo spirito, e condurre alla fine alla salvezza spirituale, perché l'immagine ci dà anche l'esempio di virtù morali, per esempio della Vergine, dei Santi e così via, e quindi ci aiuta a comportarci meglio, secondo quello che pensavano loro. La cronaca papale, appunto, Liber Pontificalis, ci dice che Leone III aveva appunto avviato una politica religiosa contro le immagini, di cui però non si specificano bene i termini. La cronaca papale non menziona la distruzione della famosa icona sulla porta del Palazzo Imperiale, ma ci dice Liber Pontificalis che il Papa Gregorio II reagisce fermamente contro un presunto decreto, un presunto ordine dell'imperatore bizantino che vietava la presenza nelle chiese di immagini sacre. Ripeto, siamo nei tardi anni 20. Tra l'altro, questo passo del Liber Pontificalis, della cronaca papale, per alcuni studiosi era stato manomesso, interpolato, aggiunto dopo, ma invece si trova in un manoscritto che non è molto lontano da Carrara, che è a Lucca, nella Biblioteca Capitolare, un manoscritto dell'VIII-IX secolo, anche conosciuto perché contiene le più antiche ricette per tingere le tessere da mosaico, è un manoscritto miscellaneo. Questo manoscritto contiene la più antica recensione, ossia versione del Liber Pontificalis, e il passo è già lì, è ben conservato, per cui in realtà non è stato aggiunto in seguito, come hanno ipotizzato degli studiosi. Del resto, il successore di questo primo papa che si scontra con l'iconoclasmo, cioè Gregorio III, che era di origine orientale, nella cronaca papale il capitolo su Gregorio III si apre menzionando l'impegno di Gregorio III contro l'iconoclasmo, e ci dice la cronaca papale che subito dopo la sua elezione, il primo novembre dell'anno 731, lui convoca la prima riunione, diremmo oggi, il primo sinodo di rappresentanti ecclesiastici contro l'iconoclasmo. Gregorio però invita anche i rappresentanti laici, gli esponenti della politica. Ricordiamo che Roma in questo momento è ancora territorio bizantino. Quindi lui in realtà stava apertamente criticando la politica del suo stesso capogoverno, per così dire, cioè dell'imperatore. Lui comunque organizza questo sinodo nella Basilica di San Pietro, ma proprio qui, dinanzi alla sepoltura di San Pietro, che ricordiamo era considerato il fondatore materiale e spirituale della Chiesa cristiana. Dopo questo evento, Gregorio avrebbe decorato la parte anteriore di questa confessio di San Pietro con 6 colonne tortili che gli erano state donate dal massimo rappresentante politico bizantino in Italia, quindi praticamente quello che rappresentava l'imperatore bizantino in Italia, cioè l'esarca di Ravenna. Per cui ecco che quasi un atto di sottomissione del potere politico nei confronti di quello spirituale del Papa. E Gregorio sovrammette a queste 6 colonne una grande trave rivestita d'argento, lavorato a sbalzo e cesello, e raffigurante il Salvatore, cioè Cristo, gli Apostoli, la Vergine Maria e le Sante Vergini. E questa trave ornata con figure a rilievo, perché voi mi insegnate che lo sbalzo e il cesello producono immagini a rilievo, questa trave è stata vista, cioè questa operazione di Gregorio III è stata vista come una risposta che andava oltre il sinodo, oltre gli atti del sinodo, una risposta visiva fatta attraverso la cultura materiale, una risposta contro l'iconoclasmo e a favore dell'inserimento di immagini sacre
nello spazio ecclesiastico. Inoltre, non contento, Gregorio III fa realizzare all'interno di San Pietro un oratorio per esservi un giorno sepolto, e vedete, ve l'ho cerchiato in rosso, questa chiaramente è la vecchia San Pietro, prima delle ricostruzioni rinascimentali e barocche. Lui fa fare questo oratorio, dove appunto prevede la propria sepoltura, e lo dedica al Salvatore, alla Madre di Dio, a tutti i santi. E ci dice sempre la cronaca papale che lui fa realizzare in particolare una grande immagine, in latino, immagine, non sappiamo cosa, della Vergine, che però, leggendo tra le righe, potremmo immaginarci come un'immagine multimediale, cioè sembrerebbe essere stata un'immagine dipinta, quindi diremmo un'icona della Vergine su tavola, ma ornata di gioielli, cioè ornata, ci dice la cronaca, con un reale diadema in oro, tempestato di gemme, con una collana e degli orecchini. Inoltre, questa immagine della Vergine, ci dice la cronaca papale, presenziava una raccolta di reliquie di tanti santi, e lui tra l'altro è quello che istituisce la festa di tutti i santi, che tuttora si celebra il primo novembre. Ecco, i papi quindi, da quello che vediamo già nel caso esemplare di Gregorio III, rispondono all'iconoclasmo bizantino in un modo che non è con solo quello consueto dello scambio di lettere diplomatiche, degli atti ufficiali prodotti dai sinodi o dai concili. I papi invece, vediamo una cosa molto interessante, utilizzano le arti visive, ma anche le feste religiose, la liturgia e la predicazione, ossia quelli che possiamo definire i mass media dell'epoca, per confrontare e refutare, quindi rigettare, l'iconoclasmo. I papi capiscono che devono agire a più livelli. Perché? Perché la gente comune non andava certo a leggersi le lettere che il papa aveva mandato all'imperatore o viceversa. La gente comune non capiva nulla del latino con cui erano scritti gli atti dei concili, delle riunioni ecclesiastiche. Ecco che quindi bisogna parlare al popolo in un modo che possa essere compreso, compreso a più livelli. Ed ecco che quindi loro mettono in atto una politica delle immagini a sostegno di quella che loro ritengono un'antica pratica cristiana, che era quella appunto dell'uso delle immagini all'interno di edifici ecclesiastici. In tutto questo discorso papale, quello che colpisce è l'utilizzo, la centralità della figura della Vergine Maria. E perché? Perché grazie alla Vergine Maria, nella mentalità cristiana, se Dio si è potuto fare uomo, e quindi l'abbiamo potuto, gli esseri umani l'hanno potuto vedere e quindi anche giustamente raffigurare. Questa era la giustificazione che dava per le immagini sacre il più importante esponente del partito, diremmo, iconofilo a favore delle immagini nel mondo orientale, e cioè il monaco Giovanni Damasceno, che nella prima metà dell'VIII secolo vive tra Gerusalemme e il deserto lì di Palestina, e predica ai fedeli in un ambito che era stato già conquistato dall'Islam. Cioè lui vive sotto la dominazione islamica, e però quello era un periodo in cui, ma del resto come altri, in cui loro, i cristiani, vivevano indisturbati, magari pagavano un po' più tasse, ma insomma nessuno si impicciava delle loro controversie religiose. Ecco che Giovanni Damasceno dice: l'incarnazione di Dio nel grembo della Vergine Maria è la giustificazione principale per poter raffigurare Dio, perché se Dio non si voleva rendere manifesto, insomma non si incarnava nemmeno tramite suo figlio, no? Ecco che questa che vi propongo qui a destra è una ricostruzione fatta da un grafico che vuole riproporre una immagine che sempre la cronaca papale, il Liber Pontificalis, dice una immaginem in statu, cioè si pensa
sotto forma di statua che il Papa, un Papa successivo, ma sempre dell'VIII secolo, siamo a metà del secolo, Paolo I, avrebbe commissionato questa gigantesco bassorilievo in argento dorato del peso di circa 75 chili che lui aveva messo nel proprio oratorio funerario che si era fatto ricavare in un angolo sempre della Basilica di San Pietro. Quindi vediamo un altro Papa che pochi decenni dopo fa realizzare un'altra immagine gigantesca, e dobbiamo immaginarcela appunto, se il Liber Pontificalis ci dice in statu, vuol dire che aveva una tale preminenza, una tale presenza sulla superficie metallica questa immagine, da dare l'impressione di essere quasi tridimensionale. Per cui vediamo come i papi si mostrano assolutamente coerenti nell'utilizzare l'immagine visiva e la cultura materiale a sostegno di questa antica pratica della venerazione delle immagini. Stessa cosa fanno con le processioni dedicate, guarda caso, alla Vergine Maria, processioni nelle quali i papi mettono in atto una vera e propria scenografia, diremmo oggi, fatta di icone, di reliquie e così via. In particolare ricordiamo una processione in particolare nell'anno 753. In quel momento il territorio romano era, il Ducato Bizantino di Roma era minacciato dai Longobardi, Papa Stefano II è disperato, cerca una mediazione con i Longobardi, non la trova, invia una richiesta all'imperatore bizantino di intervenire contro i Longobardi, ma anche, aggiunge nella lettera, di ripristinare nel territorio bizantino il culto delle immagini. L'imperatore bizantino non risponde. A quel punto il Papa, disperato, invoca l'intercessione della Vergine Maria e di suo figlio, e lo fa organizzando una spettacolare processione nel febbraio dell'anno 753, quando a piedi nudi lui guida questa impressionante processione penitenziale, si chiamava Letania, a piedi nudi, ripeto, attraverso la città di Roma. E in questa processione, ci sottolinea la cronaca papale, lui porta in braccio non solo delle importanti reliquie, ma porta in spalle l'icona Achiropita del Laterano. Che cos'è l'icona Achiropita del Laterano? Era una immagine, scusate, non è per niente buona questa immagine qui, un'icona romana dipinta sul legno di castagno, si crede nel VI secolo, rappresentante il volto, il corpo di Cristo, che è stata poi alterata nel corso dei secoli, rivestita di metallo in vista del giubileo del 1200, ma ad ogni modo questa è la prima volta che abbiamo una fonte che menziona l'icona che era ritenuta addirittura di origine divina. Achiropita vuol dire non fatta da mani umane. Il Papa la porta in spalla, la porta in spalla in questa processione, e quindi cosa fa capire al popolo romano? Fa capire che per lui è l'immagine sia manufatta che non manufatta, così come le reliquie, fanno parte delle pratiche di fede, di devozione, anche liturgiche cristiane. Quindi i papi si mostrano sostenitori delle immagini anche proprio portandole fisicamente addosso a loro. Quindi Bisanzio si dichiara, gli imperatori bizantini, apertamente contro le immagini, proprio con quel Costantino V, cioè col figlio del primo imperatore coinvolto nella controversia, il quale convoca un concilio ecclesiastico dove condanna le immagini sacre. Ecco che nel 754 a Costantinopoli vengono anatematizzati, che vuol dire gli si scaglia contro un anatema. Lui fa scagliare l'anatema contro
Germano di Costantinopoli, che abbiamo nominato prima, Giovanni Damasceno, che abbiamo nominato prima, tutti i sostenitori del culto delle immagini. Per tutta risposta, il Papa Paolo I, quello che aveva fatto fare l'immagine della Vergine, lui per tutta risposta fa fare quell'immagine della Vergine di 75 kg d'argento dorato, ma soprattutto rifiuta di firmare, di accettare le risoluzioni di questo concilio iconoclastico. Il Liber Pontificalis molto significativamente non menziona il concilio iconoclastico, ma non di certo perché non se ne preoccupasse, ma perché invece l'omissione, il silenzio, che cosa tradisce secondo voi? In genere, quando voi non volete parlare di qualcosa, perché lo fate? Il fatto che la cronaca papale non ne parli tradisce questo, che volevano cancellare anche il ricordo di questo concilio iconoclastico che andava contro quello che loro consideravano la tradizione della Chiesa. Per cui il silenzio diventa negazione, no? Ecco che ci sono stati tutta una serie di studi su questo periodo. E allora ci si potrebbe chiedere perché c'è ancora bisogno di studiarlo, perché c'è ancora bisogno di parlarne. Ma vi devo dire questo, che il punto di vista degli studi sino ad oggi era stato sempre, da un punto di vista proprio geografico, quello di dal lato orientale, dalla parte bizantina, con un'unica eccezione. C'era stato raramente il tentativo di combinare la cultura materiale con le testimonianze che venivano dai testi. Non era mai stato preso in considerazione l'effetto che questo dibattito aveva avuto su Roma, sull'Italia, ma si era esaminato soltanto l'ambito transalpino, carolingio. Perché? Perché quello più documentato a livello di fonti scritte. Ma invece io avevo una serie di domande che mi hanno spinto a intraprendere un percorso di ricerca che è durato alla fine 10 anni, tra che ho iniziato e che ho pubblicato il libro, una serie di domande che mi hanno portato a mettere su questo cantiere che ora andremo a vedere. Ma prima di tutto, perché finora abbiamo parlato utilizzando dei termini e io non li ho ancora chiariti, dobbiamo chiarire una cosa, che il termine iconoclasmo è un termine che non esisteva nel Medioevo, ma è un termine che non troviamo prima della metà del XVI secolo, cioè quando scoppia proprio l'iconoclasmo protestante. I bizantini chiamavano questa controversia sulle immagini iconomachia. Iconomachia vuol dire lotta per le immagini. Anche il termine iconofilia, iconofilo, non è un termine medievale, è un termine che registriamo sempre curiosamente in ambito, insomma, dei Paesi Bassi, da parte di un autore olandese nel XVIII secolo. E quindi io uso dei termini che in realtà in quell'epoca, nell'Alto Medioevo, non si conoscevano. Ecco, uno dei miei problemi di partenza era questo, cioè il capire come mai, nonostante l'iconoclasmo bizantino, nonostante l'iconoclasmo protestante, la nostra vita quotidiana, perlomeno generalizzando parliamo delle società occidentali, perché nella nostra vita quotidiana le immagini sono così pervasive? E appunto, dicevamo prima, permeano ogni aspetto della nostra vita. E quindi a certo punto, mentre stavo pensando anche a come dare avvio a questo libro, a quale citazione mettere all'inizio del libro stesso, mi è venuta in mente questa vecchia canzone di un gruppo che magari qualcuno di voi conoscerà, cioè dei Cure, dove dicono appunto: io ho vissuto talmente tanto con queste tue immagini dinanzi ai miei occhi che credo quasi che siano reali e che le posso quasi sentire. E quindi mi sono chiesta: perché, nonostante questi eventi tragici nel corso dei secoli, alla fine le immagini sopravvivono, anzi, infestano, si può dire, ogni aspetto, ogni angolo della nostra vita? Prima accennavo alla questione che non mi convinceva il fatto che quasi sempre questi studi prendessero in esame
Costantinopoli, l'impero bizantino, quindi c'era questo proprio problema, questo problema della prospettiva geografica, mentre invece nel mio studio io mi sono voluta concentrare su Roma in particolare, sulla risposta papale, sulla risposta da parte dei monaci nell'Italia di quell'epoca, nell'Italia centrale. Un'altra cosa che non mi convinceva era questa, ma nonostante questi tragici eventi e queste discussioni così acerrime, come possono alcuni studiosi pensare che un'immagine, un'iconografia come questa di Cristo che appare tra le nuvole, realizzata nel VI secolo, voglia dire ancora la stessa cosa nel IX, dopo la controversia iconoclastica? Quindi avevo tutta una serie di domande, anche se vogliamo slegate le une dalle altre, alle quali io sentivo il bisogno di dare risposta. Un'altra delle domande era questa, era il fatto che durante questo periodo e dopo questo periodo dell'iconoclasmo, la figura della Vergine Maria sembra assumere un ruolo centrale nell'economia spirituale cristiana che non aveva avuto fino a quell'epoca. Quindi vuol dire che il dibattito sulle immagini sacre aveva avuto un impatto positivo anche nei confronti della promozione della venerazione e culto ufficiale della Vergine Maria. E nel resto abbiamo visto come i papi fanno rappresentare Maria, promuovono processioni mariane e mettono al centro questa figura che ha lei reso in carne e ossa quello che era lo Spirito di Dio. Un altro problema pure che mi ero posto era questo, che l'unico studioso che si era rivolto allo studio dell'iconoclasmo dalla parte occidentale lo aveva fatto prendendo in esame documentazione per lo più di ambito carolingio, quindi transalpino, e tutti i documenti ufficiali. Io invece volevo scavare attraverso quelle fonti non ufficiali, cioè le omelie, i sermoni, quello che veniva predicato al popolo, gli inni liturgici, le antifone che venivano cantate nelle messe, proprio per capire in che modo certi messaggi erano stati trasmessi al popolo in un momento critico come quello. Le omelie, per esempio, sono interessantissime, ora mi rendo conto sono molto distanti da quello che voi fate. Le omelie e i sermoni sono sempre calibrati alla congregazione che il prete ha davanti, anche se magari si ispirano a testi di padri della Chiesa, hanno sempre delle inclinazioni, hanno sempre dei tagli, delle angolature, che vogliono presentare quel determinato problema in relazione alla congregazione, al popolo che hanno di fronte. Per cui studiare le omelie di quest'epoca mi ha permesso di capire quali fossero i temi centrali, anche se l'iconoclasmo non veniva mai specificamente menzionato. Ho guardato la cultura materiale, ovviamente, del tempo, e in particolare non solo a quella ufficiale prodotta dai papi, ma anche agli oggetti devozionali che erano illustrati, decorati con immagini che rappresentavano scene evangeliche e non solo, oggetti che erano portati addosso e che testimoniano il perdurare di una cultura religiosa basata sulle immagini nell'intero Mediterraneo proprio in questi secoli, tra l'VIII e il IX. Questo tra l'altro è un encolpio che pure non è molto lontano da voi, è l'encolpio di Vico Pisano, oggi conservato presso la Curia di Pisa, probabilmente di provenienza orientale. Insomma, guardando all'intersezione tra le immagini testuali, immagini liturgiche create quindi nel corso della liturgia, evocate attraverso i sermoni, gli inni, le antifone, guardando quindi alle immagini pittoriche, figurative, che avevano soprattutto al loro centro la Vergine Maria e Cristo, io ho cercato di dimostrare appunto che i papi hanno sostenuto senza un attimo di tentennamento in questo secolo e mezzo quasi l'importanza dell'elemento visivo sia per nutrire e sostenere la fede che per mediare la salvezza. E proprio questa posizione papale
in questo periodo è stata quella che ha poi salvaguardato la cultura figurativa per sempre. È stata quella posizione che ha resistito anche agli attacchi dell'iconoclasmo protestante e quella posizione che ha garantito quella tradizione sconfinata di cultura figurativa che è ancora quella che oggi studiamo, alla quale guardiamo e sulla quale costruiamo l'arte del futuro. E andrei veloce su questo punto perché ormai è già quasi un'ora che parlo, anzi un'ora. Per esempio, tornando a una delle questioni che avevo accennato, perché secondo me non è possibile che un'immagine fatta nel VI secolo voglia dire la stessa cosa nel IX? Che cosa aveva cambiato questo periodo dell'iconoclasmo? Ci sono alcuni studiosi, insomma, che ritengono che questa immagine di Cristo tra le nuvole giustamente sia un'immagine ispirata alla scena evangelica della trasfigurazione sul monte, cioè Cristo va lì con i discepoli e a un certo punto è pervaso da una luce accecante di fronte alla quale i discepoli devono coprirsi gli occhi e lo riconoscono per la prima volta come Dio. Riconoscono in lui un qualcosa di, appunto, di trasfigurato, un uomo che non è più uomo, è un qualcosa che ha una luce divina. Ebbene, questa immagine della trasfigurazione, che vediamo per esempio qui in un mosaico sempre a Santa Caterina del Monte Sinai, avrebbe ispirato le teofanie che vediamo in varie chiese di Roma. La più antica è questa, quella dei Santi Cosme e Damiano, siamo intorno agli anni 530, Cristo che illumina le nuvole con la sua propria luce, ai lati Paolo, Pietro, il Papa committente e così via. Ebbene, ci sono studiosi autorevolissimi che affermano che un'immagine di VI secolo come questa sia da interpretare come questa invece prodotta, commissionata da Papa Pasquale ai primi del IX secolo. Qui siamo in Santa Prassede, questo è un altro mosaico sempre commissionato da Papa Pasquale I a Roma, sempre che illustra Cristo tra le nuvole, circondato tra santi. Ebbene, a me non convinceva, questo è per esempio un altro mosaico di un papa successivo a Pasquale I, Gregorio IV, siamo sempre in quei decenni lì comunque, tra l'VIII e il IX secolo. Ebbene, studiosi autorevolissimi, tra cui Yves Christ e Eric Thuno, hanno affermato che la presenza di Cristo nell'abside voglia evocare la presenza di Dio, giustamente, nel contesto della Chiesa ecclesiastico. Eric Thuno in particolare insiste sulla continuità del significato attraverso i secoli, ma a me questa cosa non convinceva, proprio perché, avendo visto come i papi nell'VIII secolo avevano usato in modo molto mirato queste loro commissioni pubbliche per comunicare ai fedeli, condividere la loro idea di sostegno all'immagine sacra, ecco che io ho guardato allora agli scritti dell'epoca che parlavano di questo tema, cioè del tema della teofania, dell'apparizione di Cristo, della trasfigurazione di Cristo sul monte. E quindi, guardando appunto agli scritti di quell'epoca, in particolare alle omelie, sono venuta appunto alla conclusione che invece qui volevano dimostrare nel IX secolo certamente la presenza di Dio nell'abside, ma anche il fatto che quell'immagine richiamava la visione di Cristo nel giorno del giudizio, cioè nel giorno nel quale tutti verranno appunto giudicati, i vivi e i morti. E quindi era una sorta di proiezione verso l'aldilà, questa ansia nei confronti dell'aldilà, nei confronti dell'ultimo giorno, del giorno del giudizio, è un qualcosa che emerge proprio dai testi, dalle omelie del tempo, sia scritte in greco, nella parte orientale del Mediterraneo, sia in latino. Però quello che a me interessava anche come problema
e questo è uno dei problemi nodali della storia dell'arte, è il rapporto tra testo e immagine, perché a me non ha mai convinto l'idea che da un testo derivi un'immagine per discendenza. Io credo anche invece che bisogna parlare di una circolazione di temi, e cioè io sono magari un autore di omelie, sono un monaco, un prete, e andando magari in un determinato posto, assistendo ad una processione, guardando delle pitture, eccetera, eccetera, posso essere ispirato a formulare dei pensieri, delle idee in quello che poi vado a scrivere. Per cui io ho ragionato nel mio libro in termini di una circolazione di idee, non solo tra Oriente e Occidente, ma anche tra immagini e testi, e non quindi ad un rapporto unidirezionale dal testo all'immagine. Quindi vi invito a considerare questa possibilità, che non siano solo i testi che influenzano le immagini, ma anche viceversa. In estrema sintesi, quello che a me interessava era di raccogliere prove sull'atteggiamento sia dei papi che dei monaci nell'Italia tra VIII e IX secolo nei confronti di questo grande dibattito sulle immagini, e dimostrare che in questo processo, in questo periodo, la Vergine Maria avesse acquisito un ruolo ancora più importante e focale di quello che non aveva avuto nei secoli precedenti. I risultati, secondo me, del lavoro sono questi: sono che ho ricostruito la posizione papale, che non era fatta di grosse teorie sulle immagini, ma bensì di pratica, di committenza, di sostegno materiale. Abbiamo visto addirittura se le caricavano sulle spalle le icone. Ho dimostrato la circolazione di idee tra testi e mondo figurativo, e la circolazione di idee tra mondo greco e latino. Ora considerate che di solito chi studia le cose bizantine non studia le cose occidentali, per una barriera linguistica tra greco e latino che all'epoca non c'era ancora, perché nella Roma di VII, VIII e IX secoli i papi erano di origine palestinese, siciliana, greca, eccetera, eccetera, ma parlavano tutti greco e latino, e alcuni anche il siriaco. Quindi erano delle lingue praticate quotidianamente in quella città, che era una città assolutamente cosmopolita. Ho poi formulato tre concetti nel libro: uno di icona testuale, cioè quando in un testo delle particolari immagini costruite con le parole sono talmente vivide da evocare delle rappresentazioni visive. Ho elaborato il concetto di spolia testuali, quindi l'imprestito di parole o di formule da contesti più antichi o da contesti linguisticamente diversi e utilizzati in nuovi testi, e questo ci fa capire appunto la trasmissione di idee tra mondi diversi. Ho anche elaborato il concetto di preghiera tattile. Preghiera tattile, a proposito di manufatti, diremmo iconofili, di devozione privata, come queste croci che vedete sullo sfondo, anche quella di Vico Pisano che vi ho fatto vedere prima, cioè preghiera tattile perché mentre prego tocco questo oggetto che tra l'altro è illustrato, questo oggetto che magari contiene una reliquia, questo oggetto che funge per me da finestra nei confronti dell'aldilà e della quale io non so fare a meno, se ho questa disposizione appunto iconofila. E con questo sono arrivata quindi alla fine del PowerPoint e posso ritornare tra voi, sperando che non vi siate tutti addormentati. Assolutamente no, Francesca, grazie davvero. Il nostro applauso. Il nostro ringraziamento. È stata davvero una lezione magistrale, e ci sono infiniti motivi di spunto, di discussione. E grazie anzitutto, e ci hai veramente incantati. E a questo punto io, prima di avanzare anche qualche mia curiosità, lascio la parola ad Anna Maria e ai nostri studenti. Allora Francesca, grazie tante, tanto più che sai che insomma questi problemi mi sono anche cari.
Veramente io confesso, non ho ancora letto il tuo libro, però dall'esposizione che ci hai appena regalato mi rendo conto veramente, insomma, della complessità del taglio che hai dato alla tua ricerca. Non stento a credere che ti abbia preso svariati anni di lavoro. È stato molto faticoso, molto travagliato, è quello che voglio dire agli studenti, perché l'ho detto anche in occasione della presentazione che mi hanno chiesto di fare al dottorato della Sapienza a Roma, ovviamente online perché era a febbraio quest'anno. E io dico tranquillamente che è stato un percorso travagliato e faticoso, come tutte le cose alla fine importanti della nostra vita. Cioè, secondo me la via breve non è quella che ci porta lontano, ragazzi. Ragazzi, lo dico, ma qualsiasi... Sì, va bene, va bene. Cioè, non è la via facile. Innumerevoli sono le volte che ho pianto davanti al computer. Per cui quando mi dicono, una volta fatta la tesi, poi oppure nel nostro caso il dottorato, vedrai... Ma che quando poi andate a mettere mano a temi magari anche difficili, ecco, interdisciplinari, che toccano ambiti diversi e che però vi affascinano, ci sono tante cose che possono scoraggiarvi nel percorso, però se veramente avete la passione di scoprire le cose, dovete superare quei momenti difficili e staccarvi un attimo, recuperare la dimensione proprio della distanza, e a quel punto ripartite e andare poi a fondo di queste cose vi dà grande soddisfazione. Per cui vi dico, non vi scoraggiate mai. Ecco, ho fatto il mio sermone. No, ma infatti mi sembra molto appropriato, veramente, ma per tutti noi, perché come dici te, appunto, insomma, per citare un vostro, gli esami non finiscono mai, no? Quindi, ecco. No, io sono rimasta molto colpita innanzitutto dal metodo che tu hai adottato, e non avevo dubbi, e ci ritrovo molto davvero anche il magistero di Enrico Castelnuovo in questo. Cioè, intanto, questa è una cosa che io spesso sottolineo anche ai ragazzi, ma non va mai data per scontata, questa circolarità tra testi e immagini. E l'oralità è una dimensione che viene sempre trascurata. Non si parla, ma questa gente parlava. Certo. Questa gente parlava, non è che comunicavano solo con le lettere. Ma poi chi sapeva leggere, no? Esatto. Questa è la grande domanda. Io ho tenuto molto in considerazione questa dimensione della predicazione. Certo. Anche se la predicazione qui non è ancora in volgare, no? Non è ancora nella lingua parlata, e in questo momento la lingua si sta evolvendo. Esatto. È ancora una predicazione in latino, però stiamo attenti, i sermoni di quest'epoca sono giocati su un linguaggio che era il linguaggio dei Vangeli, e la lingua dei Vangeli è una lingua che ha delle parole chiavi che erano proprio nella testa di queste persone da quando erano bambini. Certo. Per cui è chiaro che la predicazione era un modo per trasmettere ad una congregazione che era la più variegata dei concetti, delle cose che altrimenti passavano solo nei documenti ufficiali e che non erano digeribili. Certo. No, ma ci sono vari aspetti, no? Perché naturalmente tutti noi siamo cresciuti all'ombra di questo paradigma, no? Della Bibbia Pauperum, che però giustamente molti studi, insomma, soprattutto anche negli anni 90, così, hanno cercato di riassestare, e tu hai portato avanti molto bene questa cosa. Non è che appunto c'è una dipendenza diretta e meccanica tra testo ufficiale ed immagine. Innanzitutto un testo può discendere da un'immagine, no? Perché l'immagine, come hai spiegato molto bene, ha una pervasività e una forza veramente anche emotiva, vorrei dire, no? Appunto, quando tu prima chiedevi qual è la funzione delle immagini, che significato date alle immagini. Sicuramente l'immagine, intesa però in senso ampio, come dici tu, anche come apparato, rituale, processione, oggetti esibiti,
e abbiamo anche delle testimonianze di questo, no? Ecco, che cosa stavo dicendo? Ho perso il filo, però ecco, sostanzialmente volevo dire appunto, non c'è questa dipendenza meccanica tra immagine e testo, sicuramente l'aspetto dell'oralità che tu hai cercato anche di ricostruire, mi sembra molto importante anche la scelta di tipologie di fonti testuali alternative agli atti ufficiali, quindi le omelie, ma vorrei dire forse anche una qualche carme, qualche poesia anche, infatti, no? Infatti la poesia liturgica, anche naturalmente quella brevissima, l'antifona di due versi che io antepongo e che uso per, diciamo, come posso dire, sintonizzare quello che è la liturgia sulla particolare ricorrenza, quei versi lì, io li ripeto per anni nel corso della mia vita, mi entrano dentro e queste cose creano proprio un tessuto di conoscenze che non sono solo dei chierici, non sono solo dei chierici. Certo. E quindi anche quello contribuisce, quello che volevo anche dimostrare nel libro, contribuisce a creare delle immagini mentali. Quindi per quello io ho cercato in tutti i modi di dire che non mi convince quest'idea che il testo abbia una priorità. Assolutamente, e mi sembra che tu abbia dimostrato molto bene quanto, come dire, sia stata strategica la scelta politica dei papi di Roma, e non a caso sottolineo di Roma, nonostante molti di loro siano di origine siriaca, orientale, no? Quanto sia stata ponderata, credo, ragionata e vincente la scelta di rispondere con le immagini, cioè col silenzio degli atti scritti, appunto quel silenzio, quello ostracismo, no? Io ti rispondo con delle immagini. E allora mi viene un altro esempio, scusa se ti interrompo, un altro esempio secondo me significativo. Risale a qualche decennio prima, fa parte del libro, ma oggi non c'era tempo. Il Papa che istituisce le processioni mariane nel tardo VII era anche lui un Papa di origine palestinese. Sergio cosa fa? Quando non gli piace un certo concilio organizzato a Costantinopoli perché volevano ripristinare anche lì un'altra eresia che era il monoteismo, vabbè, lui cosa fa? Non firma gli atti anche lì e siccome questo concilio pretendeva, l'imperatore bizantino pretendeva di dire che Cristo non andava rappresentato sotto forma di agnello, Agnus Dei, l'imperatore diceva Cristo non va rappresentato come Agnus Dei, ma va rappresentato come Cristo. Siamo negli anni 690. Papa Sergio non solo non firma gli atti, ma introduce quell'inno nella messa che ancora oggi si canta, che è l'agnello di Dio. Per dire, quindi la loro è una risposta multimediale. Esattamente come oggi diremo multimediale, anche se applicato ad una categoria variegata di cose con le quali comunichiamo. Certo, ma ora dico l'ultima cosa e poi lascio spazio. Mi ha fatto pensare tutto questo e mi sembra molto importante la tua scelta di campo geografico, perché normalmente, insomma, noi medievisti, no? Siamo portati a pensare a una risposta nel senso di riabilitazione delle immagini pensando ai libri carolini, pensando in maniera complessa ovviamente, no? Però comunque pensando all'impero carolingio, ma il tuo spostarsi sui papi e su questa loro strategia assolutamente iconica, diciamo così, mi fa pensare, ma ci può essere una motivazione proprio perché eravamo a Roma, e cioè proprio perché eravamo nella capitale della propaganda per immagini, no? Nel cuore della tradizione della propaganda per immagini. Accennavo stamattina ai ragazzi, introducevo questo tema, no? Evidentemente la Chiesa è molto interessante e io sinceramente non l'ho esplorata, ma varrebbe la pena di farlo. Cioè, tu dici dalla propaganda
romano imperiale, ed erano maestri in questo, alla propaganda papale. Beh, io non lo escluderei, non l'ho analizzato io, ma ricordiamoci che le processioni discendono, il primo che le ha istituite nella forma appunto che coinvolge tutta l'urbe è stato il Papa Gregorio I, cioè quindi parliamo di un Papa che è proprio di transizione tra il mondo tardo antico e medievale, che apparteneva ad una famiglia senatoriale romana. Certo. Conosceva come il palmo della sua mano tutti i meccanismi del governo. Della persuasione, certo. Lui era stato, tra l'altro, diremmo oggi, ambasciatore, nunzio apostolico, diremmo oggi, a Costantinopoli, prima di diventare il Papa. Quindi io non lo escluderei, cioè il fatto di usare la propaganda, tutti gli strumenti della propaganda, quindi quelli visivi e non solo, nel momento del bisogno. E una cosa che però posso dirti è questa, che hanno scritto gli storici, non io, cioè che nel momento in cui questi papi, dalla provenienza culturale e etnica più diversa, arrivano a Roma, entrano nei ranghi lateranensi, quindi si formano come chierici lateranensi, assumono tutti una forma mentis tale che gli fa assumere una nuova identità. Cioè loro si identificano con l'istituto papale, abbandonando, lasciando alle spalle quindi quelle che sono le loro peculiarità, come se sposassero proprio una causa, che era quella del papato, cioè di rappresentare. Ricordiamoci che Roma non aveva ancora il primato, è in questi anni che Roma lo guadagna attraverso proprio queste discussioni teologiche, in fondo alla fine delle quali prevale. Certo, certo. Grazie Francesca. Io non so se lasciare la parola a Gerardo o a qualche ragazzo, volevo solo sottolineare ai ragazzi, poi ti lascio la parola, che c'è stata una frase, un passaggio della lezione della professoressa Dell'Acqua che è fondamentale, cioè che se noi, come dire, abbiamo una storia dell'arte, e un'arte, lo dobbiamo molto a questo frangente storico che ha abilitato e ha legittimato le immagini. Non ci pensiamo, però è un passaggio cruciale. Ecco, mi chiudo con questo. Io lascerei intanto la parola agli studenti se vogliono intervenire. Non abbiate timore, tanto più che la professoressa ha esordito con delle immagini di stringente attualità. Io le avevo forse nella primissima lezione metodologica ho fatto vedere un video appunto della distruzione, penso sia al museo di Mosul, il museo archeo, la parte dell'ISIS, no? Quindi un po' il tema era, ma proprio per dimostrare la forza delle immagini anche oggi. Quindi se qualcuno vuol fare un commento anche relativo all'attualità. L'iconoclasmo è anche contro le persone. È vero. E ci testimonia quanto la visione di qualcosa disturbi fino al punto da desiderarne l'obliterazione. Quando facciamo le nostre lezioni arte medievale, in particolare alto medievale, io li invito sempre a riflettere che questo periodo è cruciale, forse più di quanto non ci si rifletta, visto che oggi siamo comunque per lo più specializzati, ognuno ha il suo ambito, la sua epoca o la sua, diciamo, metodologia, sia cruciale per capire l'arte contemporanea. Cioè, c'è la contaminazione, diciamo, mediale, testo, immagine, materia, concetto, eccetera. Quindi un'abolizione di gerarchie che è assolutamente, come ci hai mostrato egregiamente tu, tipica di quest'epoca, se la si vuol capire, e lo è dell'arte contemporanea, diciamo, più recente, novecentesca. L'altro aspetto fondamentale è quello che, appunto, parliamo di immagini, non di opere d'arte, cioè non c'è qui un primato dell'estetica, come poi arriva più tardi, ma c'è l'immagine con la sua forza comunicativa in senso lato, e anche questo è contemporaneo per eccellenza. E infatti, diciamo,
Per esempio, noi vediamo Rabbano Mauro, no? Quei codici Liber Sancte Crucis, che sono così simili a certe opere di arte astratta, Malevich, eccetera, anche lì con tutte le lettere. E forse credo che ancora non si rifletta abbastanza, cioè bisognerebbe fare a Kalamazoo non metterci solo i medievisti, ma anche... Penso che il problema però sia inverso, Gerardo, perché io mi sono trovata di fronte a contemporaneisti che hanno detto io quando ci sono tesi di medievale nella stessa commissione nemmeno le ascolto. Ah, sì, sì, certo, no, questo lo davo, per scontato. È diverso, sì, certo, non era. Nel Medioevo noi siamo appunto, come tu oggi hai nominato un esempio sul quale tra l'altro avevo scritto stamattina perché sto elaborando un piccolo saggio su un avorio carolingio dove c'è una croce, quindi sono andata ovviamente a menzionare Rabbano, il Laudem Sante Crucis, eccetera. Nel Medioevo non c'è il concetto di opera d'arte, e c'è il concetto di materiali, c'è un concetto di bravura che non è però legata alla personalità dell'artista, se non in un periodo più tardo. Cioè qui parliamo di gente che sapeva fare quello che sapeva fare, che doveva rispondere a delle esigenze del committente, proprio per comunicare, che era stata forse la prima cosa che avevano segnalato i ragazzi. Quindi mi fa molto piacere che tu faccia questo, sottolinei questo, diciamo, confronto tra l'epoca altomedievale e il contemporaneo, perché non sempre lo si vuole fare, non sempre si è disposti a guardare in questo modo all'epoca anteriore, immaginando che tanto è roba vecchia che non mi serve se io vivo nell'anno 2020 o 2021, no? E invece va sfatato, sono d'accordo con te, è chiaro, purtroppo il contemporaneista medio non va più indietro delle avanguardie, ma già se riflettesse su quelle, cioè in fondo cosa sono le avanguardie astratte, se non un tentativo di iconoclastia, no? Cioè una messa in discussione fortissima dell'arte come mimesi, come rappresentazione, cioè io ci trovo dei punti di contatto. Cioè, a non dire di tutto il background, chiamiamolo spiritualista, che c'è dietro l'arte astratta, e che anche quello, mutatis mutandis, lo si potrebbe, è orientale, russo, e cioè bizantino. E questo, diciamo, spero che possa in qualche modo interessare degli studenti che comunque, ovviamente intervenendo sull'oggi, hanno sicuramente più familiarità con quello che oggi si fa. L'altro aspetto che mi ha, e su cui invece confesso che ero piuttosto ignorante, che mi ha davvero affascinato, è questo della grande stagione mariana, cioè perché va bene, il Concilio di Efeso, Santa Maria Maggiore, e poi l'altra grande tappa, San Bernardo, e poi tutte le varie Notre Dame. Invece qui c'è un capitolo centrale, no? Sì, praticamente il capitolo centrale del libro proprio è dedicato a questa figura di monaco che vive, proveniente dalla Gallia, e dico Gallia, non dico Francia, perché lui era del sud e non si sente carolingio. Lui va a vivere a San Vincenzo al Volturno, quindi attuale provincia di Isernia, nel cuore dell'Italia centrale, in un monastero che era il più importante dell'Italia centrale, insieme a Montecassino e a Farfa. E lui è colui il quale promuove la figura della Vergine Maria in un modo che non ha precedenti in Occidente. Lo fa sulla base non solo di elaborazioni proprie, ma anche di imprestiti, quelli che chiamavo gli spolia testuali, purtroppo sono arrivata un po' di corsa alla fine. Cioè lui prende queste parole, questi concetti dalla tradizione greca, che vuol dire scritta in greco, da autori di Creta, della Palestina, eccetera, e li utilizza in questi suoi sermoni che scrive per i monaci, e parla di Maria con delle metafore che, ripeto, sono proprie di quella tradizione orientale, ma che poi verranno prese pari pari da San Bernardo
e quindi poi elaborate da tutta la grande tradizione poi di predicatori francescana, Maria come scala celeste, Maria come porta del paradiso, il Magnificat per celebrare Maria nel momento della sua assunzione. Lui è uno dei primi che parla di Maria assunta in corpo e nello spirito, e proprio questa figura sua, siamo nella seconda metà dell'VIII secolo, una figura cardine che era studiata e solo in parte da qualcuno, dagli studiosi di letteratura latina medievale e basta, cioè mai nessuno l'aveva messo in relazione a questa fase storica. E lui tra l'altro parla anche della ortodossia, delle eresie, e non era un monaco isolato, lui corrispondeva con i papi, cioè lui dedica il suo commentario all'Apocalissi in 10 libri, lo dedica al Papa che è l'immediato successore di quello che aveva fatto la statua della Madonna, e dice: io questo libro l'ho scritto sotto all'epoca di Papa Paolo I, e si scambia le lettere. Quindi era uno che aveva il polso di quello che succedeva a Roma, che ci dice che ha partecipato alle processioni mariane, e quindi anche lì era veramente un terreno. Come posso dire, era un deserto quello su cui stavo camminando, con tante oasi lontanissime, per cui cercare di trovare un percorso e far riavvicinare questi punti non era facile. Ma Maria esce completamente diversa dopo questo periodo. Questo direi che è meraviglioso. E tra l'altro poi questa icona scolpita in statu, no? Che poi per Carrara potrebbe essere uno stimolo fantastico per provare a rifarla, ma di cosa era fatta? Era fatta, allora, sì, è buffissimo, perché tra l'altro loro non Liber Pontificalis, che era scritto da chierici eruditi, insomma, non usano nemmeno la parola latina corretta, no? Statua, ma in statu. E da quello che si capisce leggendo il Liber Pontificalis, doveva avere molto probabilmente una base di legno, perché questi 75 kg di argento dorato erano poi resi sotto forma di lamina, e si immagina ad alto rilievo, perché per dire in statu vuol dire che la superficie veniva talmente fuori che dava quasi un'impressione di tridimensionalità. È una cosa straordinaria. Siamo più o meno in contemporanea a Saint-Foy di Conques. Prima. È ancora più importante. Perché questo Papa vive tra il 757 e il 767. Saint-Foy di Conques ha la questione che la testa con quella coroncina si crede che sia ricavata da una testa, maschera tardo-romana, sulla quale poi è stata creata una probabilmente una scultura già in epoca carolingia, che poi è stata però rinnovata tardo decimo, primi dell'undicesimo secolo, e quindi poi con aggiunte gotiche, eccetera, eccetera. È il risultato di una serie di interventi, ma l'idea del il ritorno alla statua tridimensionale è un qualcosa che avviene in epoca carolingia, con i primi crocifissi monumentali carolingi transalpini, questo probabilmente nel tardo nono. E anche con le icone bizantine scolpite, come ce ne sono a Venezia, a Pisa? Allora, quelle icone lì sicuramente ce n'erano anche prima, perché questa cosa dei papi non l'ha mai messa in risalto nessuno, ma lui e anche i suoi predecessori hanno commissionato questi altorilievi fatti di metallo. Quelli rimasti, come sai, i più antichi sono quelli del tesoro di San Marco, quindi parliamo già XII secolo. Però queste si chiamano icone rivestite, rivestite in metallo, eventualmente anche smaltate, Liber Pontificalis ne parla. Quindi in realtà dall'ottavo in avanti, perlomeno, sembrerebbe che le faceva anche la trave. Gregorio III, dove si dice che era in argento con queste figure, ce la dobbiamo immaginare scolpita a sbalzo e cesello, anche lì per farle risaltare, perché tu hai una chiesa enorme con una congregazione numerosa, sicuro non erano oggettini, diciamo,
di certa visibilità. È chiaro che dobbiamo avere una presenza fisica notevole. È fantastico che nel momento storico, forse dove in assoluto di massimo, diciamo, silenzio, massima, diciamo, morte della scultura monumentale, nasce però il germe della sua rinascita. Esatto, esatto. Tra l'altro, infatti, io ho osservato, a proposito della Madonna in statu, io ho scritto questo, che il Papa, nel commissionare questo oggetto, ha veramente scardinato questo paradigma della cultura paleocristiana, che era quindi contraria all'idolatria, no? Non si fanno idoli perché l'idolo è pagano. Lui lo scardina perché nel momento in cui lui da Papa lo fa in seno all'ortodossia, cioè lui è l'esponente della corretta fede, lui lo può fare e fa una cosa che è clamorosa, perché lo fa a 3 anni dopo che c'era stato il concilio iconoclastico a Costantinopoli. Lui lo fa 3 anni dopo. Certo. Dice, non solo io faccio le immagini, ma la faccio pure tridimensionale, quindi c'è, è pazzesca come cosa. Un po' come riforma e controriforma. Sì. Sappiamo già la prossima conferenza cui ti inviteremo, questa appunto sulla Madonna in statu e tutte le questioni annesse a Carrara. Bellissimo, davvero. Potremmo darla anche come tema da farla fare ai nostri giovani scultori. Ma tu su che base hai fatto fare quella ricostruzione? Leggendo il Liber Pontificalis e parlandone con questa amica che lei in realtà ha un dottorato al Courtauld, quindi in storia dell'arte, però siccome ha capito che con la storia dell'arte non poteva guadagnare abbastanza nella vita, ed essendo molto brava a disegnare anche a mano libera oltre che al computer, già dopo che si dottorò pensò di iniziare a creare, appunto, a fare grafici per gli studiosi quando avevano bisogno di ricostruzioni, e lei fa cose pazzesche. Lei lavora per le migliori università del mondo, tra l'altro una persona di un'intelligenza disponibile, si legge le fonti, ecco, in latino, in tutte le varie lingue, cerca di capire, lei ti manda la sua ipotesi, te la rifà 30 volte. È stata bravissima. Io le ho dato la mia lettura del Liber Pontificalis, lei se l'è andata a rileggere, in più non contenta si cerca la bibliografia se tu non gliela dai, insomma è veramente brava e accurata. Matilde Grimaldi, faccio anche un attimo di pubblicità. Sì, sì, l'avevo. Sarà scritto, sì, sì. C'è qualche curiosità, ragazzi? Una domanda, è stata molto, molto chiara, veramente, grazie. Sì, ecco, devo dire la chiarezza è stata la cosa che più mi ha colpito, Francesca, perché è una materia, insomma, possiamo anche dire ostica, no? Per certi passaggi, appunto con aspetti teologici non banali, ecco, e che presuppongono, insomma, una cultura poi, insomma, abbastanza raffinata, ma sei stata veramente molto chiara nello spiegare. E anche se non si fanno avanti, però sono sicura, ora poi tanto ai corsi chiederemo, insomma, testeremo un po'. L'importante è aver seminato qualcosa. Brava, è quello che dico sempre anch'io, no? Magari uno dice, ma invece poi resta, qualcosa resta sempre. No, ma grazie anche per aver chiarito che sono le sfide difficili quelle che contano veramente nella vita, quelle altre contano nulla. Assolutamente. E avere cognizione della propria piccolezza aiuta, secondo me. Che, detto da te. Sì, sì, ma è sicuramente la chiave. No, ma davvero tanti aspetti, ma al di là, diciamo, al di là della questione specifica, veramente questa ricerca apre a delle novità fondamentali, insomma, che non sono innanzitutto di metodo, come si diceva prima, no? Cioè, io all'università il mio primo esame in assoluto è stato con la Chiara Frugoni. E quindi figurati come posso essere sensibile al tema del rapporto testo-immagine. Però anche lì,
si parlava appunto di spiritualità francescana, di predicazione francescana. È importantissimo questa retro, cioè che tu abbia trasposto effettivamente questa dinamica in questi secoli. La questione, cioè, vengono fuori delle novità anche scientifiche. Scusa, Maria, guarda, devo dire questo, lo dico sempre rivolgendomi agli studenti, perché purtroppo capita anche questo. Il percorso è stato sofferto non solo, vabbè, per le difficoltà oggettive che abbiamo già accennato, ma anche perché io ero arrivata a fare questa Marie Curie, cioè questa borsa che mi aveva dato 2 anni di sabbatico rispetto alle incombenze universitarie. Ero arrivata presso un centro di studi che avevo scelto io, dove la persona diciamo più importante era quella che aveva pubblicato i tomi così stile Bibbia sull'iconoclasmo bizantino, da storica dell'arte l'ha scritti a 4 mani con uno storico, quindi prendendo in esame la cultura materiale eccetera eccetera, ma era arrivata a conclusioni molto diverse dalla mie. E per cui io mi sono trovata in una situazione abbastanza imbarazzante, cioè quando io le ho tirato fuori delle cose italiane, longobarde, no? Che testimoniavano che lei sosteneva che l'iconoclasmo era tutta un'invenzione degli iconofili e che in realtà c'era stata poca roba e che in realtà prima della metà dell'VIII secolo non era successo niente. E io gli ho portato fuori un'epigrafe, cioè un'iscrizione, la trascrizione di questa iscrizione che non esiste più, che il re longobardo Liutprando aveva fatto fare nella sua reggia fuori Pavia nell'anno 730 e aveva appellato l'imperatore bizantino, che era il Leone III, il primo, come caduto nell'abisso dello scisma, tacciandolo di eresia, e che allora lui, il re longobardo, vuole erigersi a campione della fede, eccetera, eccetera. Questa professoressa ovviamente è saltata sulla sedia, perché io le portavo una fonte di 20 anni più antica e le ho detto: guarda, anche lì per pontificali, se ti vai a prendere il manoscritto di Lucca, vedi che quella recensione lì è la più antica che c'è, e i papi lì non hanno pasticciato un secolo dopo. È proprio così, ci hanno registrato l'inizio di questa polemica già negli anni 720. E quindi mi sono trovata in questa posizione difficile, perché può succedere agli studenti, quando tu magari arrivi a delle conclusioni che, ahimè, vanno un po' contro quello che ha fatto il tuo maestro, il tuo tutor, quello che è. Io ho cercato di essere più diplomatica possibile, infatti... Sono anche quei momenti per cui vale la pena fare questo lavoro, Allora Gerardo, io ho cercato in maniera molto diplomatica di mettere le cose, come posso dire, in maniera come ci insegnava Castelnuovo, sotto forma di quesito, no? Di domanda retorica, no? Ma sarà così però? E qualcuno ha colto questa, diciamo, finezza e mi ha detto: sei stata brava perché non hai creato lo scontro aperto. Poi però una collega, che è la Bissera Penceva, che sta a Stanford, perché mi ha chiesto una lezione sulle icone testuali, e quindi alla fine con gli studenti abbiamo parlato anche, lei mi ha detto: ah no, io sarei stata molto più diretta e dura. Ha detto: guarda, non potevo, perché... Senti, una cosa sulle icone testuali, ma che differenza c'è con l'ekphrasis? Allora, la differenza è questa, Gerardo, che... l'ekphrasis è una descrizione, no? La prima è quella di Omero, dello scudo, scudo, l'armatura di Achille, dove lui descrive questo oggetto come se stesse guidandoti in un viaggio, no? Tappa per tappa. Quindi l'ekphrasis è un racconto. L'icona testuale, come l'ho definita io, è un'immagine creata dal testo in cui le parole ti evocano un'immagine figurativa, visuale nella testa. Sono così potenti queste parole, così evocative,
l'idea della scala celeste, di Maria come scala celeste, l'idea di Maria come porta celeste, l'idea di Maria che allatta il bambino, cioè Outperto parla anche di questo, noi poi parliamo delle Madonne dell'umiltà della fine del 300, lui ne parla mezzo smellendo. Quindi sono queste le icone testuali, delle parole che costruiscono delle immagini vividissime nella testa della gente. Che generano, che in chiunque le legge generano. Stimola questa immagine. Non sembra eretico, ma anche questo nelle arti ipercontemporanee, cioè in cui tu dai un segmento che a sua volta poi stimola te a generare. Ed è molto interessante, anche nelle arti proprio ipertecnologiche, in cui io non voglio darti un qualcosa di finito, ma come in questo caso ti do un testo che stimola te a creartelo. Esatto. Molto interessante. Io non voglio abusare perché qui io e Anna Maria ti terremo segregato a lungo, però insomma, grazie infinite, è stato davvero... Grazie a voi di questo invito e mi auguro prima o poi di venire a trovare di persona e vedere gli atelier dove scolpiscono, dove lavorano e le case magari. Grazie a tutti dell'attenzione e un buon prosieguo a tutti. Grazie a te Francesca, davvero, è stato un grande piacere. Buona.